Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, un caro saluto itinerante, dato che sto alla maniera peripatetica passeggiando per le vie di Torino. Allora, ci sono novità sul fronte condizioni di salute di Alessandro Meluzzi. Vi avevo promesso che vi avrei tenuti aggiornati, dato che mi state scrivendo in tantissimi e questo riempie di gioia il cuore, da che segnala che c'è vivo interesse e vivo amore per Alessandro, che per tutti noi è un punto di riferimento. Lo definirei amorevolmente il decano del dissenso, data l'età, l'esperienza e il sapere che lo rende davvero un punto di riferimento per tutti noi. Allora, ci sono delle novità positive e quindi tiriamo un sospiro di sollievo. Le ho apprese in questo caso dalla pagina di 100 giorni da Leone, la pagina curata dall'amico Riccardo Rocchesso, che è anch'egli amico ed estimatore di Alessandro Meluzzi. Ebbene, le novità che ci danno un ulteriore spiraglio di luce e di speranza riguardano il fatto che Alessandro Meluzzi sta rispondendo bene dopo l'intervento e quindi non resta che attendere che la situazione si stabilizzi nel migliore dei modi, ed è quello che tutti noi vivamente speriamo, a ciò che Alessandro possa tornare in prima linea a combattere al nostro fianco per la ricerca della verità e di un mondo meno indecente di quello che stiamo vivendo e che, stando così le cose, lasceremo ai nostri figli. Quindi una buona notizia che conferma una tendenza che avevamo già riscontrato in un precedente video di questa mattina. Le condizioni di Alessandro Meluzzi sembrano migliorare dopo l'intervento. Sapete che è stato ricoverato d'urgenza a Cesena per via di una ischemia e lo ha colpito, e quindi sembra che ci sia un miglioramento e ne siamo davvero molto felici. Questa è una notizia davvero molto molto bella che ci apre il cuore. Forza Alessandro, sappi che siamo tutti con te e che il nostro amore, la nostra amicizia ti possano raggiungere e dare forza per farti tornare con noi a combattere. Un caro saluto Alessandro, se ci sentirai sappi che siamo con te, e un caro saluto anche a tutti quelli che come noi vogliono bene ad Alessandro e sperano che torni presto a combattere al nostro fianco.